sempre di corsa, per cui hai visto che lo fanno in partenza. Però cerchiamo di arrivare ovunque, ovviamente, cerchiamo di portare il nostro punto di vista in più piazze possibili. Poi si organizzano sempre questi programmi, per me non tengo conto del fatto che il teletrasporto non l'ha ancora inventato, e quindi dovendo poi camminare sulle normali strade, poi andiamo sempre molto di corsa. Però davvero, ovunque stiamo andando, anche nella giornata di oggi, con un entusiasmo, una partecipazione, una presenza al di sopra delle aspettative. Io sono convinta che la vittoria di Emilia Romagna sia a portata di mano. Lo dico con senso di responsabilità, anche diciamo sfidando un po', no? La sorte, queste cose non si dicono mai prima che accadano. Però noi ci dobbiamo credere, perché davvero questa è la volta in cui l'Emilia Romagna può disegnare un futuro diverso, ed è un momento nel quale l'Emilia Romagna è, diciamo così, un crocevia della storia di questa nazione. Dalle scelte che i cittadini dell'Emilia Romagna in particolare, anche quelli della Calabria, ma quelli dell'Emilia Romagna in particolare faranno il prossimo 26 gennaio, dipendono tantissime cose. Dipende il futuro di questa regione, la possibilità per questa regione, per questo territorio straordinario di disegnare un futuro diverso, e dipende la possibilità per l'Italia di tornare a vedere in questo 2020 la democrazia, la libertà di scegliere il governo e poi farci rappresentare. È moltissimo nelle vostre mani. Voi qui decidete se a livello regionale e a livello nazionale volete lasciare le cose come sono o se volete cambiare tutto. Il fatto che sia la portata è dimostrato dal nervosismo dei nostri avversari. Non so se avete notato che abbiamo un presidente uscente della regione che passa le giornate a parlare di noi. E uno vorrebbe dire, scusa Bonaccini, ma veramente non hai niente da dire di quello che hai fatto in questi ultimi 5 anni che devi stare a parlare di noi? Perché di solito il presidente uscente fa la campagna elettorale spiegando cosa ha fatto di buono, e invece si parla dell'opposizione. Italiani cosa pensano del vostro operato. Quindi vedete bene che ci sono
c'è l'occasione, la possibilità con queste elezioni di cambiare tutto, di costruire un'Emilia Romagna, un'Italia nella quale conti il parere dei cittadini, perché anche questo, guardate, è un grande tema. Il fatto che i partiti non si considerano più vincolati alle promesse che fanno in campagna elettorale, in termini di alleanze, in termini di programmi, ci raccontano che è la democrazia parlamentare, che secondo la democrazia parlamentare io posso venire da voi e dirvi votatemi perché farò A, B e C e lo farò con loro, e poi vado con qualcun altro a fare cose completamente diverse, perché la democrazia parlamentare funziona così. La democrazia parlamentare non significa questo, e non lo dice la Costituzione italiana, che l'articolo 1 dice che la sovranità appartiene al popolo. E Fratelli d'Italia l'ha fatta, state elettronica da zero.
sono ripresa. E lo Stato vado a trovare Jong Wung, che è sparito nel nulla assimilando le note, e gli darai una centinaia di migliaia di euro. Lo Stato non ci va a prendere i soldi da Jong Wung, se li fa dare da Mario Rossi, perché Mario Rossi è un nome, un cognome, una partita IVA, una ragione sociale, un indirizzo. Lo Stato sa dove è andato a trovare e dice: Mario Rossi, mi devi dare i soldi di Jong Wung, e ti verso sul piano umanitario. Lo sappiamo tutti e lo sanno tutti. Noi abbiamo fatto una prostuccia su questo tema. Di Mario, potete combattere l'evasione fiscale? Ci siamo. Prostuccia? Se l'extracomunitario vuole aprire un'impresa in Italia, lo può fare, ma mi versa 30.000 euro a titolo cauzionale e io poi scaricherò dalle tasse. Mamma, andiamo avanti l'impresa. Non voglio che paghi di più, voglio che paghi. Voglio essere certo che paghi come pagano gli italiani. Perché c'è un caso per il quale prima gli italiani vale anche per la sinistra, quando si devono pagare le tasse. Lì prima gli italiani, e tutto il resto gli italiani ovviamente per il lavoro. E allora non ci venite a parlare della lotta all'evasione fiscale, perché quella che costa l'italiano non è la lotta all'evasione fiscale, è caccia al gettito. Fa cassa, ti vessa, deve trovare i soldi che ha messo nel bilancio dello Stato, i proventi della lotta all'evasione fiscale, che non trova di fortuna. Dall'altra parte le tasse continuano ad aumentare, che ve ne accorgerete, anche se vi hanno parlato un bel giorno delle tre carte qui nel mio Romagna. Dove la plastic tax? Plastic tax, la tassa sulla plastica, ricordatevi che quando vediamo le leggi in inglese non stanno per casa. La cosa anche in poi, lo sappiamo. La tassa sulla plastica e la tassa sul computer, che sono due tasse che impatteranno in maniera molto importante. E li fanno parte della luglio. Così non me ne accorgete prima di votare. Perché loro sono un po' così. Fanno le cose, ma non hanno ancora la responsabilità. Si chiama vigliaccheria. Per cui aumenteranno. La tassa della produzione della plastica incide sul 50% del costo della produzione della plastica. Sapete che significa? Significa che aumenterà il costo di tutti i prodotti che hanno preso in confezione. La tassa sullo zucchero non è in realtà una tassa sullo zucchero, è una tassa sulle bibite zuccherate, no, sulle bibite dolci, anche se non sono zuccherate con lo zucchero, è una cosa curiosa, prendete le bibite della cipolla. Se vi viene la cipolla non sono contenti, se vi viene la cipolla. E anche quello non è qualcosa che inciderà sul consumo dello zucchero, siamo seri. Loro lo sanno benissimo, lo sanno così bene che calcolano gli introiti della tassa sullo zucchero al consumo variato. Vuol dire che loro sanno benissimo che non cambia niente sul consumo, però cercano di avanzare una cosa credibile, il fatto che devono mettere le mani nelle tue tasche e farti aumentare le tasse. Perché? Perché non hanno aumentato l'IVA, dicono loro. Ma quando ti aumenta il costo di tutti i prodotti che hanno confezionamento di plastica, quello non è un aumento dell'IVA. E vi dico di più, vogliamo parlare delle accise sui carburanti? Triplicate per il 2021, quadruplicate per il 2022, quintuplicate per il 2023. Sapete che cosa succede quando le accise sul carburante aumentano 5 volte tanto? Che aumenta il trasporto delle merci e quindi aumenta il costo di praticamente tutti i prodotti. Ecco la lì che l'IVA ve l'hanno aumentata lo stesso, ma vanno fatto un gioco delle tre carte, ve l'hanno chiamato con un nome diverso, ve l'hanno chiamato tutto con un nome diverso. Anche questo si chiama truffare la gente, vedete? Ve ne accorgerete purtroppo dopo le elezioni in Emilia Romagna, ma se lo vuole, prima regaleranno le elezioni politiche e noi faremo una manovra finanziaria che i soldi li prenderanno da qualche altra parte, per esempio da un reddito di cittadinanza che stiamo dando ai nostri. Mafiosi spacca ossa, l'altro giorno hanno arrestato un
abusivo, pregiudicato, falso, invalido, reddito di cittadinanza. Sono fatto presidente dei 5 Stelle, punto di riferimento per loro. E è così. Poi leggi la storia, che leggevamo qualche giorno fa, ce la stiamo occupando, stiamo cercando di dare una mano di questo papà vedovo, con due figli, uno dei quali autistico, e lui non può avere il reddito di cittadinanza perché si è risultato, perché c'è un conto vincolato sui suoi figli, chiaramente di proprietà dei suoi figli, che lui non utilizza, non può utilizzare, ma per chi ha il conto lui non può prendere il reddito di cittadinanza. Il mafioso si spacca l'ossa, sì, e un vedovo disoccupato dei suoi figli, di cui uno è disabile, invece no. Chi l'ha scritto il criterio? C'è lo squadratore. Non davvero non si riesce a capire il senso di iniziare di questo tipo. Allora, vedete, vorremmo dare, nella quale le cose vengono fatte con un minimo di buon senso, lo Stato giusto si occupa di fare assistenza verso chi non può lavorare, minori, disabili, anziani, ma per tutti gli altri lo Stato giusto deve trovare lavoro. Chi è in mercato lavoro, chi può lavorare, chi ha le forze per lavorare, deve lavorare, non può essere messo sullo stesso piano dell'assistenzialismo di chi non può lavorare, perché se io prendo un uomo di 35 anni e dico che sullo stesso piano dell'assistenzialismo di un disabile, finirò per discriminare il più debole. Infatti, secondo il reddito di cittadinanza, per l'uomo di 35 anni prende 780 euro, potenzialmente la pensione di invalidità è 470 euro, non ha alcun senso, lo vogliamo dire. Sui punti di nascita, e io vi potrei raccontare le bugie.
bugie di quartiere, il ministro dell'economia sugli assimili gratuiti per tutti. Non è vero! Ma caro, guarda, non è vero, ma so bene che non è vero. Intanto come se Italia mi ha proprio gli asili nido, dopo c'è proprio gli asili nido. Ma lo so bene perché abbiamo tirato fuori, come l'avevamo fatta noi la proposta a sé gli asili nido gratuiti, e ce l'hanno bocciata, sappiamo anche quanto costano gli asili nido gratuiti, come si sfasciano, e non sono i soldi che sono stati messi in finanziaria, per cui le bugie sulla famiglia. Poi non c'è assolutamente niente, ma noi ci dobbiamo ricordare che senza figli siamo sfacciati. Questa è una nazione che sta scomparendo, tutta l'Europa sta scomparendo, è chiaro? Scomparendo nel lungo termine, ma nel breve termine, noi abbiamo un sistema di welfare, di protezione sociale che non reggerà. Abbiamo una popolazione che continua a invecchiare, ogni anno record negativi di nascite, avremo sempre più persone da mantenere, sempre meno persone che lavorano per mantenerle. Hai voglia di fare le riforme delle pensioni? Fra qualche decennio non ci sarà più niente. I figli sono la nostra salvezza e i figli, aggiungo, degli italiani, non le vogliamo.
una circolazione, lo fa. E quindi siamo stati prima ad andare a Viviana, e sappiamo che saremo gli ultimi ad andarcene da Viviana. E quando si farà, si farà la scelta. Un'altra famiglia Romagna e un'Italia sicura, che so di parlare, ha una linea, insomma, il problema lo conosce. Qui ormai siete diventati famosi per l'insicurezza del nostro territorio. E non l'Italia è già di per sé famosa per l'insicurezza dei suoi territori, ma è un problema che non esiste per la sinistra. Quando tu provi a parlare dell'insicurezza reale, percepita, dei reali che aumentano, dicono non è vero. I reali stanno diminuendo. No, le denunce diminuiscono. E diminuiscono perché la gente non denuncia più, la gente non denuncia più. Perché in un anno ci sono stati 250.000 punti in appartamento ed è stato individuato il 3% dei responsabili e finito in galera meno dell'1% di quelli che entrano dentro casa. Che vuol dire che tutte le appartamenti in Italia creano più sanzionato! E lo dico chiedendo di tributare un grande applauso alle forze dell'ordine. Cortesemente dello sfruttamento di certi europei, noi qui non ci vediamo.